frasi della relazione della Direzione Nazionale Antimafia, quindi stiamo parlando della Direzione Nazionale Antimafia, che nella sua ultima relazione scrive, cito: il totale fallimento dell'azione repressiva e la letterale impossibilità di aumentare gli sforzi per reprimere meglio e di più la diffusione dei cannabinoidi. D'altra parte, poi aggiunge la DNA, sarebbe opportuno dirottare ulteriori risorse, cioè dirottare ulteriori risorse su questo fronte della cannabis, ridurrebbe l'efficacia dell'azione repressiva su emergenze criminali virulente, quali quelle rappresentate da criminalità di tipo mafioso, estorsioni, traffico di esseri umani e di rifiuti, corruzione, eccetera. Quello che noi 20 anni fa dicevamo: non diminuirà il consumo, avremo solo tribunali ingolfati, carceri piene per una quota non marginale di persone condannate per reati legati all'hashish, poi sono subentrate leggi nuove, fortunatamente qualche sentenza della Corte Costituzionale, poi magari qui ne faremo un punto, processi, profitti alla criminalità. È esattamente quello che è successo. Il problema non è più se, il problema è quando. E noi riteniamo che se l'Italia per una volta facesse prima degli altri, avremmo da guadagnarne dal punto di vista della criminalità, del contrasto alla criminalità e perfino quello che è, dal punto di vista dell'economia legale, della crescita economica e del bilancio dello Stato. Che se noi avessimo aspettato nella storia della Repubblica italiana di poter fare una legge sul divorzio con una maggioranza che coincidesse con la maggioranza di governo, probabilmente non ci saremmo mai arrivati. Abbiamo commissionato un sondaggio per, diciamo, per essere il più istituzionali possibili all'Ipsos di Bagnoncelli. Il 73% degli italiani dice sicuramente o probabilmente sono molto a favore o abbastanza a favore di quella scelta. Perfino la Lega Nord, che è l'elettorato, quello della Lega Nord è l'elettorato meno antiproibizionista, al 60% è favorevole, però l'elettorato sperimentale acquistare. Il primo punto è il possesso. I maggiorenni potranno detenere una modica quantità per uso ricreativo, 15 grammi a casa, 5 grammi fuori casa. Divieto assoluto per i minorenni. Resta in piedi tutto quello che riguarda lo spaccio, naturalmente, cioè al di fuori di quanto la legge prevede e autorizza, restano i reati di spaccio. Sarà possibile coltivare a casa fino a 5 piante e detenere il prodotto da esso ottenuto, basta una semplice comunicazione. È vietata la vendita del raccolto dell'autoproduzione. Ai maggiorenni residenti in Italia sarà consentita la coltivazione in forma associata in enti senza fine di lucro fino a 50 membri. 50 membri per 5 piante. Ogni cannabis societario può arrivare a 250 piante, non può vendere, ma può essere usato per il consumo dei soci. Previa autorizzazione si potrà coltivare e lavorare la cannabis, la vendita al dettaglio verrà in negozi dedicati, si può vendere solo quello anche per evitare commissione, accesso di minorenni, eccetera. Negozi forniti di licenza dei monopoli, è vietata l'importazione e l'esportazione. È permessa l'autocoltivazione per fini terapeutici, che non è già inclusa, perché l'autocoltivazione per fini terapeutici potrebbe richiedere, secondo prescrizioni mediche, modalità e quantità differenti, e anche il trasporto, eccetera. Più semplici le modalità di consegna, prescrizione e dispensazione dei farmaci a base di cannabis. Poi altri fuori no, non si potrà fumare in nessun luogo pubblico e in nessun luogo aperto al pubblico, nemmeno nei parchi. I proventi derivanti dalla legalizzazione saranno destinati per il 5% a finanziare i progetti del Fondo Nazionale per la lotta alla droga. Il Movimento 5 Stelle ha sottoscritto la proposta dell'intergruppo per la legalizzazione con ben 87 firme di deputati alla Camera.
Questo ovviamente non prescinde dal fatto che nella discussione che avverrà, spero, in tempi molto brevi, noi presenteremo ovviamente emendamenti che la riportino sempre più vicina alla proposta di legge a mia prima firma depositata qui alla Camera appunto l'anno scorso. È una proposta di legge tra cui chiaramente l'Intergruppo ha preso spunto per il primo pilastro della proposta di legge, che è quello sulla coltivazione per uso personale, la coltivazione associativa e diciamo i limiti detenibili di cannabis. Secondo noi è stato fatto un ottimo lavoro, un lavoro proficuo, un lavoro in tempi rapidi che smentisce il fatto che magari gli intergruppi molte volte non funzionano. In questo caso appunto il tema è stato trasversale. È del tutto evidente che il primo dato politico è che io penso certamente, credo che siano 180 al momento i deputati, non esiste iniziativa parlamentare trasversale che abbia raccolto certamente in questa legislatura un numero così vasto, così numeroso, ma anche così vasto nella sua distribuzione. Questo è un fatto politico del quale nessuno può, come dire, non vedere la rilevanza e che ci garantisce che noi intanto garantiremo un dibattito che è già, come abbiamo visto dai sondaggi, non solo sviluppato ma animatissimo nel Paese e anche con giudizi assolutamente positivi. Questo, diciamo, non è il miglior testo possibile per ciascuno di noi, ma è un testo che tutti possiamo condividere. È una sorta di testo unificato da un relatore collettivo. È chiaro che poi nel seguito dell'esame parlamentare, che speriamo robusto e spedito, ognuno cercherà di far valere le proprie ragioni, ma questo è, io credo, il punto fondamentale. Su questo tema il Parlamento, una parte del parlamentare, ha trovato una metodologia di lavoro sfatando, veniva già detto, il fatto che gli intergruppi tendenzialmente non vanno da nessuna parte, noi contiamo mentre ci viene da lontano. Oggi il panorama internazionale è straordinariamente favorevole. Oggi fallimento delle politiche antiproibizionistiche sono state certificate in maniera inequivocabile intanto lì dove si sono manifestate con maggiore virulenza, ovvero negli Stati Uniti, fino a giungere a quel documento straordinario nella sua semplicità, ricordato da Benedetto Della Vedova, che è il rapporto della Direzione Nazionale Antimafia, dove appunto quella parola fallimento torna a illustrare una disfatta totale delle teorie e delle politiche antiscientifiche, autoritarie e appunto irrazionali che hanno ispirato fino a oggi il proibizionismo. Questa proposta di legge che finalmente mette ordine nel disordine che c'è attualmente, perché di questo dobbiamo parlare. Oggi la cannabis è praticamente liberalizzata, e non è che lo diciamo noi, liberalizzata nel senso che si trova ovunque. In Italia il consumo della cannabis, secondo la DNA, è diffuso come l'alcol e ai livelli dell'alcol e del tabacco. Quindi è qualcosa che sfugge completamente al controllo dello Stato, mentre è completamente nelle mani delle associazioni criminali, perché poi sono loro che acquistano e rivendono i grandi quantitativi.